Buonasera e bentrovati al nostro TG Sport. Partiamo dal basket, dalla Serie 2, domani ultima giornata del campionato, prima che inizi la cosiddetta fase a orologio, e per la Giorgio Tesi Group c'è la trasferta a Rimini. Andiamo a sentire allora coach Nicola Brienza alla vigilia di questa partita. Si va a Rimini dopo una sconfitta che ha fatto male contro Cento. Come sta la squadra, forse più mentalmente che fisicamente? Abbiamo nelle gambe due partite in 5 giorni molto dispendiose in termini di energie fisiche e mentali. Abbiamo Jordan che ha questo fastidio, nulla di grave, però è chiaro che va gestito e va valutato ora per ora. Sull'aspetto mentale, ripeto, veniamo da due partite diverse nel risultato, ma simili nel modo in cui si è giocato. Sono state due partite molto molto dispendiose. Ecco, l'ultima è stata una sconfitta e quindi abbiamo voglia, al netto della relativa importanza della partita di Rimini, di avere un riscatto immediato, di provare a riprendere il nostro percorso. Rimini si sta giocando un sesto posto. Che squadra è, che valori assoluti ha? Uno lo conosciamo bene, Jets Johnson, però è una squadra dalle tante risorse. Soprattutto grazie al lavoro del loro staff, della loro squadra, ma anche ovviamente grazie alla composizione di un roster estremamente, estremamente interessante, sono riusciti a salire e a giocarsi fino all'ultima partita l'accesso alle prime sei. Se non ci fosse stata l'esclusione di Ferrara, sarebbero già dentro le prime sei, per cui vuol dire che è un percorso eccellente che li ha condizionati. E sappiamo che hanno tanta tanta qualità, da Jets a Landi, alla Ogbeide, a tutto il gruppo italiano che è di buonissimo livello. Facendo un passo indietro, tornando a mercoledì, forse sì, la statistica che in tanti ha lasciato un po' per pezzo è stata quella sui rimbalzi offensivi. Tanti però si dimenticano forse che manca un Del Chiaro. Con l'innesto Del Chiaro, quanto può aiutare anche la squadra, diciamo così, anche per le parti finali della stagione, avere più fisicità lì sotto? Cento ha dimostrato nel suo campionato di essere una delle migliori squadre del campionato stesso e ha una fisicità importante, ma sicuramente nel mese prossimo, nel nuovo composizione del girone, giocheremo contro le migliori squadre che hanno roster, atletismo e fisicità. Speriamo di reinserire Angelo il prima possibile, ed è evidente che nel momento in cui ci sarà Angelo avremo, ecco, qualche arma in più da mettere nel campo per poter colmare il gap con le squadre che ci stanno sopra. Passiamo al calcio, niente Serie D per questo fine settimana, campionato fermo per la Pistoiese, quindi tempo per prepararsi al meglio per il rush finale di stagione e le ultime sfide per la promozione. Sosta per il campionato di Serie D e per la Pistoiese sarà l'occasione per fare il pieno di energia, recuperare qualche giocatore non al 100%, riscaldare bene i motori e farsi trovare pronta al rientro in campo, in quello che ci aspettiamo potrà essere un rush finale di stagione elettrizzante. In realtà per la squadra di Mister Consonni lo stop arriva in un ottimo momento, 7 vittorie consecutive e il sorpasso sull'ormai ex capolista Gianna Erminio. Solo un punto separa le due compagini. Niente che possa far stare tranquilli, perché ancora mancano 6 partite e saranno tutte delle finali per gli arancioni, che non hanno tradito le aspettative, anzi hanno dimostrato coraggio e forza e continuato su una striscia positiva che può solo far ben sperare. Sono arrivati i risultati grazie alle prestazioni, alcune meno belle sul piano del gioco, ma tutte concrete. Quando non segnano gli attaccanti ci pensano i centrocampisti, quando c'è da difendere un vantaggio ogni reparto fa la sua parte e oltre, con una retroguardia che tiene lontano ogni possibile pericolo. Ottimo il lavoro del tecnico che da quando si è seduto sulla panchina arancione in 22 partite ha centrato 16 vittorie, pareggiato 4 volte e perso 2 con San Maurese e Real Forte Querceta. Un cammino da promozione, nessuno stravolgimento sul modulo, ormai consolidato, ma gran merito per la valorizzazione dei singoli che sotto la sua guida sono cresciuti costantemente. E parliamo dei più giovani, aiutati anche dai più esperti, in primis il capitano Andrea Caponi, protagonista in mezzo al campo e non solo. Dopo la pausa la Pistoiese tornerà a giocare al Melani domenica 2 aprile contro il Lentigione, squadra a ridosso della zona play-out. Poi ci sarà la trasferta sul campo del Corticella, ancora di nuovo fra le mura amiche contro la San Maurese, e la trasferta a Scandicci. Di nuovo in casa con la sfida con il Ravenna per terminare il 7 maggio in Emilia-Romagna, a Correggio. Questo in attesa anche della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che il 5 aprile prossimo si
esprimerà riguardo al ricorso della partita Pistoiese-Forlì dello scorso 23 ottobre, in seguito all'errore arbitrale ammesso dallo stesso direttore di gara. Solo allora si saprà se la gara sarà rigiocata o meno. Saranno comunque tutte battaglie calcistiche, dove anche i tifosi arancioni saranno fondamentali per spingere la squadra a restare in alto, immaginandoli a sostenerla tutti in piedi in curva nord. E quindi non si giocherà nemmeno per l'Aianese, utile appunto anche qua per prepararsi al meglio per il finale di stagione, alla ricerca di punti salvezza per conquistarla quanto prima. Dopo la vittoria allo stadio Bellucci contro il Salso Maggiore, l'Aianese è attesa da una domenica di relax data la sosta per la Via Reggio Cup, a cui parteciperà la rappresentativa di Serie D. Due settimane di ripresa per i ragazzi di Mister Baiano, ancora alla ricerca dell'obiettivo salvezza nonostante sia più vicina alla zona playoff a 3 punti di quella playout a 5. Riflessioni che dalla classifica, in cui i neroverdi occupano l'ottava posizione, si spostano sul campo con il rientro di capitano Lorenzo Remedi e la sua spalla a centrocampo Leonardo Torrini. Proprio il numero 7 neroverde ha parlato della partita contro il Salso Maggiore, fanalino di coda del girone a cui è assistito dalla tribuna. Sono una squadra che era consapevole di quello che serviva, servivano i 3 punti in tutti i modi, perché comunque venivamo da 2 partite non troppo fortunate. L'obiettivo era quello di fare punti, l'abbiamo fatto, siamo stati bravi a sbloccarla il primo tempo, poi non siamo riusciti a chiuderla, ma comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo della partita. Una sosta però importante per l'Aianese, così da poter affrontare le ultime 6 partite del campionato e riportare soddisfazione ai propri tifosi, in primis con la salvezza, poi chissà. Sicuramente sfrutteremo queste 2 settimane per ricaricare un po' le batterie, per mettere benzina nelle gambe, visto che comunque le partite finali saranno tutte partite complicate, tutte partite che varranno punti importanti sia per noi che per le altre, e quindi vista comunque la situazione della classifica attuale, per cui non siamo ancora tranquilli, faremo il massimo per raggiungere più punti possibili e puntare anche più in alto. Per raggiungere gli obiettivi stagionali serve calma, pazienza e pensare partita dopo partita. Torrini questo lo sa bene e la propria testa è già il 2 aprile in quel di Sant'Angelo Lodigiano, dove ad attendere i toscani ci sarà una gara tosta, diversa da quello che la classifica racconta, contro una squadra che all'andata riflò ben 2 gol all'Aianese nel corso del primo tempo, poi recuperata nei secondi 45 minuti grazie ai gol dell'ormai ex Mirval e Bigica. La partita tosta sarà sicuramente, l'abbiamo vista anche dalla partita d'andata, però sono partite belle da giocare e quindi cercheremo di arrivarci al meglio possibile. Dal calcio al ciclismo, si correrà domani il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, 45esima edizione, il via ufficiale intorno alle 11.30, previsti 6 giri di poco più di 13 km, poi 4 giri di 29 km con il tracciato identico al primo, quindi Larciano, Castelmartini, Baccane, Cerbaia, Lamporecchio e Larciano. E poi per proseguire per Borgano, la salita di Fornello, Vinci, Papone, Lamporecchio e ancora Larciano. In tutto sono 200 km con l'arrivo previsto tra le 16 e le 16.40 in via Marconi. Alla gara parteciperà anche il team Coratec, corsa sulle strade di casa, che assume quindi un significato ancora più importante. Tanti cambi rispetto alla settimana internazionale Coppi e Bartali, anche a causa del virus che ha messo KO fin dalle prime tappe Valerio Conti e Stefano Gandin. Il corridore romano tornerà disponibile e verrà affiancato da Davide Baldaccini, Nicolas Dalla Valle, Alessandro Iacchi, Alexander Konikev, Lorenzo Quartucci e Nicolas Tivani. E il TG Sport termina qua, voi restate con noi per tutti gli altri aggiornamenti, una buona serata.